Ciao a tutti, oggi prepareremo il pandoro. Per il lievitino ci serviranno lievito di birra, acqua, zucchero, tuorlo e farina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il lievito, l'acqua e lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per un minuto, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina, il tuorlo, azioniamo il bimby per 50 secondi, velocità 4. Lasciamo lievitare all'interno del boccale per almeno 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti, iniziamo a preparare il primo impasto. Gli ingredienti per il primo impasto sono lievito di birra, acqua, uovo, tuorlo, burro, zucchero e farina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo innanzitutto a sciogliere il lievito in acqua tiepida. Una volta sciolto il lievito, inseriamolo all'interno del boccale dove il nostro lievitino è già lievitato. Mettiamo le uova al tuorlo, la farina, lo zucchero e il burro. E azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 4. A questo punto facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. Lasciamo lievitare all'interno del boccale per almeno un'ora. Trascorso il tempo, adesso passiamo al secondo impasto. Gli ingredienti sono un uovo, un tuorlo, zucchero, vanillina, aroma di pandoro, farina, sale e burro. Iniziamo sgonfiando l'impasto. Quindi azioniamo il bimby per 2 secondi a velocità spiga. A questo punto aggiungiamo l'uovo e il tuorlo. Lo zucchero, l'aroma di pandoro, la vanillina, la farina, lo sale. Impastiamo per 2 minuti a velocità spiga. A questo punto chiudiamo con il coperchio senza il misurino, impostiamo il bimby per 3 minuti a
a velocità spiga. Inseriamo pian piano il burro dal foro del coperchio. A questo punto facciamo lavorare per altri 3 minuti a velocità spiga. A questo punto trasferiamolo in un piano di lavoro, copriamolo con un canovaccio e lasciamolo lievitare per almeno un'ora. Trascorso il tempo, adesso andiamo a spianare l'impasto in una forma rettangolare. Pieghiamolo in 3 parti. E poi ancora in 3 parti in questo verso. Posizioniamola adesso nello stampo per pandoro da 1 kg che abbiamo precedentemente imburrato. Facciamolo lievitare per 12 ore all'interno del forno spento. Trascorso il tempo, coprire con un foglio di carta da forno e cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 10 minuti, poi abbassare a 170 per 30 minuti circa. Lasciare poi ancora una decina di minuti in forno spento e poi sfornare. Il pandoro è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Pandoro. Grazie e alla prossima ricetta!